Cioè, ragazzi, pure i suoni sono spettacolari. Sì, vabbè, tanto tempo fa era una galassia lontana lontana. Ok, andiamo avanti? Non si può andare avanti? Ok, signori, siamo con The Texas Chainsaw Massacre. Un gioco super horror che, per quelli che conoscono più o meno il genere, sanno già che tipo di gioco è. Gioco horror, ovviamente, c'è il tipo con la maschera alla motosega, una famiglia di squilibrati che fa vittime, e tutto questo noi possiamo scegliere se essere i carnefici o le vittime. Ok, vediamo già in fondo a destra uno dei personaggi principali. Allora, vediamo un attimino, vabbè, personalizzazione non so. Ah, qua possiamo, ok, va bene, possiamo personalizzare questa era tipo l'autostoppista. Poi chi ci abbiamo qua? Eh sì, uno dei cugini di campagna, perfetto. Un'altra, beh, qua raga, veramente, vabbè, lui è come si dice, il Falcon degli Avengers da giovane. Poi chi ci abbiamo? Ci abbiamo, vabbè, come si dice, vedova nera versione estiva, e non dico altro. Poi qua di controcanto ci abbiamo, vabbè, il macellaio, il cuoco, mamma mia, è un individuo dall'aspetto filiforme, un ticcio e perino. Johnny, non si sa chi sia, ma c'ha dei guanti un po', cioè è molto molto squilibrato. E poi però c'è Sissy, che è in inglese, poi tra le altre cose, un viso molto inquietante. Vabbè, abbiamo conosciuto i personaggi. Dotazioni, albero della capacità, non so cosa sia. Facciamoci una partita subitissimo al volo. Facciamo vittime, dai ragazzi. Ok, come si gioca con le vittime? La famiglia ti ha catturato dopo aver subito torture che hanno ridotto quasi in fin di vita la tua unica speranza. Ok, prova i tuoi amici, cerca oggetti salvavita come strumenti, frammenti di ossa e salute, ma soprattutto aprirti delle vie di fuga prima che sia troppo tardi. Ok, la famiglia è a caccia. Ok, sta zitto e nascosto. Ok, perfetto. Rifugiati dietro gli oggetti più alti per uscire dal campo visivo. Ah, ma qua è difficile, raga, ma lui scappa, armadio, vai, sfruttali. Oddio. Ok, devi stare attento agli oggetti rumorosi, devi muoverti velocemente. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ricerca incontro. Allora, vediamo. Qua ci fa scegliere la squadra. Sonny, Connie, che cosa? Ah, ma giochiamo con gente online, raga. Ok, ma io volevo cambiare il tipo. Io voglio qua la... voglio lei, la borracciosky della situazione. Ok, io sono Julie. Dotazioni, non c'ho un cazzo. Ok, Peppino di Capri qua, dei poveretti. Vabbè, ok. Vabbè, io ho scelto lei, a posto. Possiamo andare, possiamo cominciare? Allora, dei cattivi c'è Faccia di Cuoio, Sissy e Johnny, che sono altre persone. Quindi è un gioco online. Finito? Siamo 3 contro 3, ragazzi. Vediamo un pochettino che cosa succederà in attesa di giocatori. Manca il nostro quadro, raga. Mattatoio giorno, perfetto, alla grande proprio, cioè è tipo Cluedo, capito? Scelgono la stanza, i cattivi, gli assassini, i partecipanti. Ecco, è arrivato Peppino di Capri con il suo ciuffo ribelle. Ci sono anche i microfoni, io ovviamente l'ho spento, però si può parlare, cioè figata, ragazzi, sto gioco veramente assurdo. Scusate, il cuoco, hanno cambiato personaggio, c'è il cuoco, mi devo spostare perché e Faccia di Cuoio. Manca, ecco, la Sissy è tornata. Quindi siamo 4 contro 3. In preparazione. Vai, vai, vai. Dai, 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 ragazzi. Dai, ragazzi. Dovremmo esserci. Tra un minuto si comincia. 7 su 7. Let's go. Comunque, ragazzi, devo dire che in questa diciamo versione di abito sembra molto Jessica Alba ai tempi d'oro il personaggio, eh. Beh, ragazzi, sto personaggio è quello che mi piace più. Connie sembra un po' una psicopatica. Ana ci sta, però sembra tipo spagnola così. Resta in silenzio e non farti vedere. Trova oggetti utili. Sblocca le uscite. Sfuggi alla famiglia. Preciso proprio. Comunque mette già un'ansia, ragà, perché è giorno. Lo sto giocando di giorno, ma se fosse stato di sera, cosa cazzo? Le tue condizioni peggiorano, devi fuggire. Cosa devo fare? Ah, ok, devo dimenarmi senza far casino. Ok, mi sono liberato, ok. Non si vede una mazza però, raga. Devo uscire da qui. C'è anche l'altro tipo. Metti chiavistello. Ho aperto la porta qua. Io non so dove cazzo sia. Se sono, recupera la scheggia addosso. Senza far rumore, raga. Perché più facciamo rumore, raga, e più siamo
nella merda ho raccolto una bella scheggia addosso. Oggetto curativo raccolto, usiamo la cura. Curiamoci un attimino, ok? Raga, non si vede una massa, non si vede veramente una massa. La scheggia addosso ce l'ho. Dove cazzo siamo? Sta arrivando qualcuno? Quando ci sono dei simboli gialli così, raga, non è bella la situazione. Entra. Oh cazzo, c'è già un... Perfetto, salve. Che piacere vederla. Ok, io a livello di cure sto a posto. Vediamo qua. Trova attrezzo da scasso. Può servirmi sì, però non devo fare tanto casino, eh. Sta arrivando, mamma mia. Nasconditi perché, non lo so, sta arrivando qualcuno. Sto sentendo cioè, più è giallo il cerchio e più il tipo è vicino. Deve stare qua per forza. Io non mi muovo da qua assolutamente. Il rumore della vittima ha svegliato il nonno. Perfetto. Resta immobile e il nonno non ti individuerà. Ma cosa sta succedendo? Vabbè, usciamo. Perché qua se no gli prende un infarto a questa, eh. Ok, vabbè, stiamo giù. Qua posso nascondermi. Covo di faccia di cuoio. Ma dove cazzo? Quale cazzarola è l'uscita, ragazzi? Passiamo di qua. Ci sono molti punti comunque dove uno potrebbe nascondersi. Infilati. Ah, non è niente di... Vabbè, ma io gli attrezzi da scasso ce l'ho già. Forse magari prendendone di più... Ok, che cazzo è sta cosa? Spegni. Piazza trappola. Che ce ne frega, va. Mettiamo una trappola. Ripassiamo di qua. Non si sa mai. Cos'è questo suono? Allora, siamo in una gabbia. Dobbiamo cercare... No, non è vero. Non è vero. Si può uscire da qua. Non so qua dove si possa andare. Ma gli altri dove stanno, ragazzi? Gli altri amici. È online, ma... Fino a un certo punto. Io non... No. Sto facendo troppo casino. Troppo. Torniamo indietro. Cioè, c'è il... Come si dice? Ah, no. Le energie. Ok, scendiamo. Sento voci. Fuggi dal cortile del mattatoio. Come cazzo ha fatto? E qua, attrezzo rotto. Porca miseria. C'era una cassetta qua. Tocca tornare indietro. Porca miseria. Potevamo scappare. Qua cos'è? Occorre l'impugnatura della valvola che non ho. Guarda, riandiamo nella cassetta. Sto perdendo tempo prezioso, raga. Dobbiamo scappare da qua. Un compagno già è scappato. Sì. Usciremo. Stai tranquillo. Era solo la prima partita. Ci può stare, eh? Ci può stare. Dove cacchio dovevo andare? Già mi sono scordato. No, non era qua. Era qua. Ci siamo. Scambia? No. Ma assolutamente. Ma no. Mi serve il mio attrezzo. Andiamo. Cammina normalmente. Ecco, ok. Vai, ci siamo, eh? Non devo fare molto rumore. A ogni fase devo trovare la posizione senza arrivare al punto di rottura. Ok? Mamma mia, raga. Qua sono serrature altro che Skyrim e Hogwarts Legacy, eh? Ce l'abbiamo fatta. Cosa abbiamo aperto, raga? Fatto troppo casino. Ok. Cosa c'è qua? Sali. Il nonno non ti individuerà. Oh cazzo, ma chi è quello? Ah, ma è un compagno, è Peppino di Capri? Ma dove cazzo va quello? Ma dove vai? Apri. Siamo fuori, ragazzi, siamo fuori. Siamo nell'area esterna. Sento voci. Siamo nell'area esterna. Prendiamo qualche cosa qua. Allora, le cose sono due. O andiamo... Che cazzo è? Vabbè, tanto non vedo segni gialli, quindi possiamo andare abbastanza tranquilli. Stalle di sosta. Ragazzi, siamo messi... Comunque siamo già nell'area esterna, eh. Quindi non siamo messi malissimo. Ok, dipende... Cosa c'è qua? Ma chi è che parla a bassa voce? Barricata rimossa, infilati. C'è il tipo con la sedia, con la sega. Cazzo! Madonna mia. Devo imboscarmi. Dove cazzo va? Ma mi ha visto? No, vabbè! Mi ha visto invece, merda. Mi ha visto. Chiudi la porta. Corri. Lì c'era un attrezzo. Mamma mia, raga, siamo al mattatoio. Resta immobile. Nonno livello 2. Ci sono delle gambe. C'è il tipo che fugge dalla famiglia. Come cazzo ha fatto? Alleato fuggito. Io, raga, sono abbastanza in mezzo alla merda. Ok. Passiamo di sotto, raga, perché io non so. Mi sa che mi sto riandando a rimettere in un punto di merda. Mi devo curare, raga. Mamma mia. Un'altra cura, me la prendo. Ok. Mamma mia. Che ansia, raga. Però il tipo è andato via, quindi c'è una porta aperta. Ma perché esiste gente così?
non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Da dove cacchio si esce? Voglio sapere io. Andiamo attraverso i campi, sperando che sia... Resta immobile il nonno. Ma dov'è sto nonno? Dove cazzo sta sto nonno di me? Oh, là c'è qualcosa. Però io, raga, non ho attrezzi. Accendi. Cosa accendo, raga? Perché devo accendere la macchina? Proviamo. Ah, è una trappola, ok. Ah no, è una corrente, è la corrente per scappare, raga. Ha perso la connessione. Come si esce da qua? High voltage. Ultima vittima, sono rimasto io, raga. Cosa devo fare? Ah, là ci sono i due tipi. Io, raga, vorrei capire dove cazzo si può uscire, ma... Oddio, chi cazzo è? Ah, il nonno è quello? Non ci sono più? Ma sta là, sta correndo un po' così. Dove cazzo si esce qua, raga? Ma non è che viene fulminato, no. Dove si esce? Attenzione. Però, ascolta, se io stacco la batteria, potrebbe essere quella l'uscita. Sì, sì. Sono qui intorno sicuramente, perché l'ho visto, ma... Ah, quello è il nonno? Te ne vuoi andare? Mamma mia, raga, che ansia. E non se ne va, eh? Sto cercando di muovermi molto, molto, molto piano. Ma che cazzo sta facendo? Curiamoci. Oh, cazzo. Oh, cazzo! Scatta! Corri! Merda! Corri, corri, corri! Tutta l'energia che avevo recuperato me la son fottuta! E dove mi nascondo io? Non ce la fa più nemmeno a scattare, giustamente! Ok. Sono ritornato qua, eh! Attenzione! Sono mezzo morto. Morta, anzi. Porca miseria! Mi hanno eliminato, raga. Io devo capire come cazzo si scappi da questo posto. Vabbè, nuovo elemento sbloccabile. È stato molto, molto, comunque... molto bello, eh? Volevo riuscire a fare la fuga. Secondo me dovevo provare a staccare la corrente da quel cancello. Invece l'ho attaccata. L'unica cosa che mi viene in mente. Comunque, qua, ragazzi, c'è l'albero delle abilità. Più acquisirete esperienza, e più potete sbloccare delle abilità. Io adesso non c'ho abbastanza punti abilità. Proviamo una seconda partita. Ve la faccio molto breve questa. Cercherò di arrivare al punto di uscita per vedere poi che cosa succede. Allora, uno è scappato, raga. Ovviamente io sono morto. Questo è un altro scenario. Lo scenario della pompa di benzina. È rimasto l'ultima superstite, Ana. Ci sono due assassini là. Però le porte... Ah, ha chiuso il cancello. Attenzione, ha richiuso il cancello. Però dovrebbe essere... libero. È rimasta solo lei. Tenta il tutto per tutto, attenzione. Non si è nemmeno accorto. No, si era accorto forse. Trova il cancello aperto, riesce a scappare. Attenzione. Attenzione, ce la fa. Allora, ragazzi, che dirvi? Io ho giocato solo nella modalità vittime, ok? Famiglia, ovviamente dovete cacciare quelli che devono scappare. È tutto online questo gioco. Io, la mia unica paura è che poi diventi ripetitivo, perché quello che dovete fare è cercare l'attrezzo, cercare l'osso per tagliare i segnalatori fatti di ossa e le cure. Scappare e sbloccare le porte e scappare. Finché lo trovo interessante, il gioco è valido, bello, mi piace, crea bella ansia, un'ansia bella carica. Poi per il resto, alla lunga, ripeto, l'unica paura che ho è che diventi troppo ripetitivo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, il gioco vi è piaciuto, un bel like, iscrizione e soprattutto campanellina. Bella, al prossimo video.